alla digitalizzazione, ai fenomeni digitali che noi non, ovviamente noi più anziani non abbiamo mai conosciuto fondamentalmente, no? Ora, la tesi che cercherò di portare avanti e che cercherò anche di giustificare, ovviamente, è che i nativi digitali hanno una testa, un cervello, un modo di pensare, un modo di essere molto, molto diverso dal nostro, da noi, soprattutto generazione che li ha preceduti. E questo crea non pochi problemi di comprensione reciproca, perché loro ragionano secondo modalità completamente differenti dalle nostre. Questa volta ce ne accorgiamo soprattutto nella difficoltà di dialogo, ce ne accorgiamo quando a volte interagiamo e non ci capiamo, ma spesso sfugge e non sempre è comprensibile perché ciò accade, no? Allora cercherò, ovviamente nel piccolo di queste riflessioni, di dare alcuni spunti per capire cosa c'è di diverso nel loro modo di pensare. Cosa possiamo fare per comprenderli un po' meglio e soprattutto quali possono essere delle soluzioni a quelle che sono le problematiche che questa nuova situazione viene a determinare. Noi siamo abituati a pensare e a concentrarci sui contenuti della nostra mente, no? I contenuti significa che pensare che i comportamenti siano indotti da ciò che pensiamo. Cioè io penso che tu mi stai fregando e quindi mi comporto in modo diffidente. Io penso che tu sei una persona spregevole e quindi ti tratto di conseguenza. Io penso che quella cosa mi fa male, quel determinato comportamento può danneggiarmi e quindi lo evito. E viceversa, penso che fare gli spinelli fa bene alla salute e quindi non ho problemi a farmene. Ovviamente tutto ciò è vero, i contenuti influenzano moltissimo il nostro comportamento, però c'è un altro aspetto, un po' meno intuitivo, più sfuggente forse, perlomeno ai non addetti ai lavori, un altro aspetto della mente che influenza molti comportamenti, e cioè il concetto che la struttura della nostra mente, l'architettura della nostra mente, cioè i neuroni, l'organizzazione concettuale, il modo di funzionare e ragionare, bene, anche questo non è universalmente uguale per tutti, ma è indotto dalle strutture ambientali, dall'ambiente in cui si vive. Pensate, per esempio, che noi abbiamo, quando pensiamo alla neve, pensiamo a un determinato tipo di oggetto del mondo, no? Bianca, d'invernale, fredda, fatta in un certo modo, eccetera, eccetera. Una Inuit che vive nelle regioni del polo possiede circa 21 termini diversi per indicare la neve. Ma 21 termini diversi significa che vede 21 tipi di neve diversa. Per noi uno spazio bianco innevato sarebbe un unico spazio informe, tutto bianco e tutto caratterizzato dal fatto che c'è la neve. Per un Inuit questa cosa, uno spazio innevato sarebbe un ambiente variegato. Questo per dirvi cosa? Per dirvi che potrei fare molti altri esempi, ma che il nostro modo di essere, di pensare, è influenzato e si struttura anche a livello percettivo e anche nel modo di ragionare sulla base degli ambienti, della nicchia ecologica nella quale ci troviamo a vivere, no? Quindi da un lato dobbiamo stare attenti ai contenuti, dall'altro lato dobbiamo stare attenti a questa forma mentis, diciamo così, che si viene a creare nei diversi contesti. Ora, uno dei problemi importanti che dobbiamo affrontare in questo momento è che la forma mentis dei giovani, e anche la nostra in qualche misura, è fortemente influenzata da questo nuovo ambiente che si è strutturato nel corso del tempo e che possiamo chiamare mediasfera. Che cos'è la mediasfera? È un ambiente caratterizzato da una esposizione a una grande quantità di informazione
visive, uditive, linguistiche, mediate da mezzi tecnologici. Noi siamo perennemente e continuamente esposti a stimolazioni, a stimoli di varia natura che provengono da strumenti tecnologici diversi. I nostri nonni sono cresciuti con i bisnonni, con la radio, i nostri genitori sono cresciuti con la radio e con la televisione, noi che siamo ancora viventi in questo momento siamo esposti alla radio, alla televisione, al telefonino e a un'altra miriade di esposizioni tecnologiche e questo crea un ambiente nel quale noi viviamo. Attenzione, noi quando parliamo di ambiente dobbiamo pensare al luogo dove si forma di fatto la nostra mente, dove nell'interazione continua con l'esterno avvengono una serie di trasformazioni adattative che ci permettono sia di conquistare nuove capacità, ma anche di perderne alcune. Per esempio, noi siamo sicuramente una generazione che tende a perdere la funzione della memoria, perché le nostre capacità mnemoniche le stiamo delegando tutte quante all'esterno di noi, sugli hard disk, nei vari sistemi di archiviazione, nel telefonino. Oggi è difficile che qualcuno di noi impari i numeri di telefono a memoria, cosa che probabilmente 30 o 40 anni fa ovviamente non è che se ne sapevano tantissimi, ma era certo che avevamo un certo numero di numeri che avevamo. Chiedo scusa, c'è una persona che vuole entrare, spero che sia entrata. Un certo numero di numeri che imparavamo a memoria. La memoria oggi è molto delegata all'esterno, proprio perché la mediasfera, il tipo di strumentazione che utilizziamo, ci spinge, ci permette di delegare questa funzione all'esterno di noi. Questo significa che gli strumenti che noi abbiamo in dotazione non hanno solo una funzione, diciamo così, di utilizzo che noi possiamo fare, ma modificano il nostro modo di essere. E questo succede a noi, ma succede ancora di più ai ragazzi che crescono all'interno di questa realtà. Ad esempio, c'è questo concetto, no? Che è il contrario del concetto di adattamento. Ci sono dei bisogni che 30 anni fa non esistevano. Il bisogno di avere molti colloqui telefonici è un bisogno che i nostri genitori non avevano, ma perché il telefono ovviamente non era a disposizione, quindi c'erano altri modi di interagire. Oggi, quando dico bisogno, significa che la mancanza della possibilità di interloquire telefonicamente genera un disagio. Attenzione, non è semplicemente di dire guarda, io ho una comodità, la utilizzo, è che senza questa cosa io mi sento sminuito. Quindi ciò che non era un bisogno necessario oggi è diventato una necessità. Lo stesso potremmo dire per la rintracciabilità delle persone. Noi, sicuramente le precedenti generazioni erano più abituate alla possibilità di non avere un controllo sulle persone, sui propri affetti, fossero i figli, i fratelli, i nonni, eccetera, eccetera, no? E potremmo fare mille altri esempi sulla la musica, la visibilità, i like su cui i ragazzi spendono molto della loro identità, come vedremo fra poco. La mediasfera modifica il nostro cervello e crea una modalità di pensare completamente diversa. Per esempio, il fatto di essere perennemente esposti a stimoli riduce gli spazi di riflessione e di silenzio e riduce un concetto che poi mi piacerà sviluppare se ne avremo tempo oggi o in qualche altra occasione, rende più evidente la riduzione di quello che chiamo riflessività, che è una componente fondamentale per la costruzione dell'identità. Che cos'è la riflessività? La riflessività è quando io rifletto su ciò che mi accade. Noi abbiamo
l'accadimento delle cose, no? Cioè mi succede un fatto, faccio un'esperienza, vivo una situazione e nel riflettere su quella situazione io apprendo delle cose su me stesso. Per esempio che ho commesso un errore o che non era il caso di comportarsi in un certo modo, che quel determinato comportamento è stato inopportuno. Questa è la riflessività, ma per riflettere ci vuole tempo, ci vuole uno spazio mentale che spesso la continua velocità e la continua esposizione alle situazioni, al fatto di essere sempre impegnati nell'ascolto di qualcosa, nella visione di qualcosa, passando dalla radio alla televisione, alla radio in macchina, al telefonino, ci impedisce di fare, no? Cosa succede? Succede che il pensiero, il nostro modo di pensare, soprattutto quello dei ragazzi, essendo un pensiero esposto continuamente a stimoli differenti, diventa un pensiero dell'interruzione. Questo è un concetto molto importante. Molto importante perché ve lo ritrovate come problema a scuola. Ve lo ritrovate come problema a scuola perché, come vedremo, sicuramente, questo lo segnalano moltissimo i vostri colleghi di primaria, ma credo che è un problema che riscontrate anche voi, i ragazzi hanno una minore capacità di concentrazione. I ragazzi di oggi si concentrano con estrema difficoltà. Non riescono a seguire un discorso lungo. Non riescono a seguire una spiegazione che abbia una durata di un certo tempo. E spesso, pur seguendola, non riescono a comprenderla in tutta la sua strutturazione. Non solo non riescono a seguire, ma spesso anche il loro discorso tende a essere un discorso frammentato e disorganizzato, perché c'è una certa perdita, e poi ve la spiegherò meglio fra poco, della capacità di costruzione di un concatenamento logico dei concetti. Questo perché? Ve lo dico fra poco, vi voglio solo aggiungere questo, un altro aspetto importante che abbiamo, è che aumenta il bisogno di controllo, perché gli strumenti tecnologici fanno aumentare il bisogno di controllo, noi abbiamo un notevole aumento dei comportamenti ossessivo-compulsivi, e questo bisogno di controllo che eserciamo attraverso i mezzi diventa un bisogno di controllo sulla realtà che poi estendiamo anche ad altre situazioni, che quando fallisce genera frustrazione e può generare anche angoscia, ansia, eccetera, eccetera. Infine, lo riprenderemo anche questo dopo, la mediasfera crea onnipotenza, abbiamo un controllo della realtà che noi riusciamo a esercitare attraverso dei pulsanti, che è una cosa molto molto diversa di quello che accade nella realtà concreta, dove nell'interazione con altri esseri umani noi abbiamo bisogno di, abbiamo difficoltà innanzitutto a controllare la realtà perché dobbiamo prendere atto delle diversità che esistono, ma abbiamo anche il problema che dobbiamo confrontarci con una maggiore quantità di frustrazione. Quindi la mediasfera, cioè lo strumento tecnologico, diventa privilegiato rispetto alla realtà, perché nello strumento tecnologico la sensazione di governare io il processo, nel confronto con la realtà concreta, ho da affrontare una maggiore quantità di frustrazioni. Dicevo poc'anzi, il tipo di pensiero di questi ragazzi è diverso dal pensiero a cui siamo abituati ed è diverso dal pensiero logico deduttivo che ha caratterizzato l'essere umano per tantissimi e tantissimi anni. È completamente diverso e questa diversità è fonte di una serie di difficoltà che riguardano anche l'insegnamento, riguardano anche il vostro modo di lavorare. Questo perché abbiamo avuto, questo è un passaggio importante, voi fate domande, se inseritevi se sono necessarie precisazioni. Abbiamo avuto un passaggio dal pensiero logico-deduttivo al pensiero analogico, che sono due modalità di pensiero completamente differenti. Quali sono le diversità? Allora, il punto di partenza è che l'apprendimento delle cose del mondo è sempre avvenuto
attraverso prima una cultura di tipo uditiva. Prima che esistesse la scrittura, si ascoltava. La cultura uditiva è una cultura in cui io devo ascoltare la sequenza dei suoni e comprenderne il significato. Alla cultura uditiva si è aggiunta poi, successivamente con l'invenzione della scrittura, una cultura visiva sequenziale. Che cosa significa visiva sequenziale? Esistono dei segni posti in sequenza che proprio perché posti in quella determinata sequenza assumono un significato. Io per comprenderli devo decodificare quella sequenza. Capite? Devo seguire il modo in cui mi vengono presentati e in base a quello che all'apprensione che faccio di questi segni ne comprendo il significato. Non solo, ma anche l'organizzazione concettuale dei concetti ha una sua sequenzialità. Esistono le premesse, esiste lo sviluppo argomentativo, esistono le conclusioni. Ora, pensate che per 2000 anni noi abbiamo funzionato così e funzioniamo così, no? Ed è questo che insegniamo nella scuola, no? Cerchiamo di insegnare nella scuola. L'ascolto, come vi dicevo poc'anzi, è lineare, cioè praticamente è sequenziale, cioè c'è un prima e c'è un dopo che deve funzionare in un certo modo, altrimenti non si capisce. Un esempio di sequenzialità, no? Se queste lettere fossero mischiate, miscelate in modo diverso, probabilmente la parola alfabeto per voi ha un significato, quelle di sopra non, e di sotto non assumono nessun significato comprensibile, perché la loro sequenza ci è sconosciuta o non ci dice nulla, non si traduce in un significato. La cultura visiva che è quella che domina nei computer e che domina nell'uso del telefonino e che domina nell'uso di tutte le strumentazioni tecnologiche, nel vedere filmati, nel vedere YouTube, eccetera, eccetera, è un'apprensione di tipo non lineare. Cosa significa? Che quando guardo una cosa, io la colgo in tutta la sua globalità. Non ne colgo un pezzo o una parte, non vado alla ricerca di sequenze, colgo un tutto. Un esempio di questa cosa è questo quadro, no? Voi lo guardate, osservate una serie di stimoli e avete un'apprensione globale, no? Costruito un significato nella sua globalità. Questo è quello che succede quando si lavora più con la vista rispetto a quando con la vista nella forma di visione, no? Pura. Mentre quando si lavora con la vista che legge, nella lettura per esempio, noi utilizziamo un'apprensione di tipo sequenziale, cioè non guardiamo la globalità, dobbiamo andare a prendere il dettaglio delle singole lettere. Quando scriviamo, dobbiamo andare a guardare le sequenze così come sono strutturate. Perché questo è importante? Perché per leggere e scrivere dobbiamo attivare la concentrazione, dobbiamo attivare una nostra capacità di decodifica e quindi dobbiamo attivare uno sforzo di comprensione. Questo è molto importante capirlo. Tutto ciò fa sì che si attivino due tipi di intelligenze molto diverse, quella seriale, che è quella della lettoscrittura, e quella simultanea o visuale, che è quella che ci permette di godere di un quadro, di godere di una scena, di godere genericamente di un film, no? La prima è quella che su cui sono organizzati, sto parlando di quella seriale, tutti i programmi scolastici. E tutto quello che è l'apprendimento delle persone, perché noi cerchiamo ancora, e giustamente anche, di insegnare attraverso la lettura e la scrittura e la spiegazione che ha una sua sequenza ben precisa, no? L'insegnante organizza il materiale didattico in una sequenzialità ben precisa per farla comprendere all'alunno, e però abbiamo dall'altro lato delle persone, dei ragazzi completamente sempre più disabituati
a questa forma espressiva e sempre più allenati a cogliere e ad agire e pensare in secondo simultaneità. Quindi abbiamo un passaggio dall'ordine alfabetico, che è quello che ha caratterizzato, ripeto, tutta la nostra, e caratterizza tuttora tutta la nostra cultura, ad un ordine visuale non alfabetico. No? I ragazzi stanno su, quando leggono su internet, si concentrano per meno di 30 secondi sul messaggio, ne colgono una parte, non hanno interesse ad andare ad approfondire, perché la caratteristica della cultura visuale è proprio questa. Vabbè, risalto questo. Quindi ricapitoliamo: intelligenza simultanea, intelligenza sequenziale. L'intelligenza simultanea tratta le informazioni senza creare un ordine gerarchico, l'intelligenza sequenziale utilizza di necessità un ordine gerarchico. Se perdo la capacità di organizzare e gerarchizzare la conoscenza, il mio processo di apprendimento diventa molto più complesso. Se cerco di applicare alla lettura e alla scrittura la stessa modalità che utilizzo nell'intelligenza simultanea, le mie capacità di apprendimento, indipendentemente dalla bravura del mio insegnante, diventano molto più complesse. E purtroppo i ragazzi vanno molto più, sono, ripeto, i ragazzi che passano moltissime ore sul computer e sui telefonini si abituano sempre più ad una fruizione di tipo non sequenziale, di tipo appunto visuale. Passano da una cosa all'altra velocemente, perdono praticamente tutta una serie di caratteristiche della sequenzialità. Sono queste: la lentezza, per esempio, no? Per imparare un concetto a volte bisogna rallentare la lettura. Questo molto spesso i ragazzi non lo fanno, leggono, non comprendono, ma vanno avanti. Perché succede questo? Perché, come vi farò vedere fra poco, nelle culture visuali, nella fruizione visuale, è proprio ciò che accade, cioè non c'è la possibilità di tornare indietro. Se tu vedi un film, non puoi tornare alla scena precedente. E se non hai capito il passaggio della scena precedente, non è che puoi dire al film torna indietro. Vai avanti e cerchi intuitivamente di capire o di cogliere quello che poi non hai capito. Questa forma di apprensione, questo modo di funzionare è lo stesso che purtroppo sempre più spesso viene applicato anche quando si legge un libro, no? Si legge, si va avanti nella concettualizzazione, si pensa di aver capito, molto spesso si è capito molto poco. E credo, poi mi direte se queste sono solo mie preoccupazioni o sono dati di fatto, e spesso vi ripetono con una estrema sicurezza, come se fosse veramente un dato acquisito, degli strafalcioni letteralmente allucinanti. Ma loro sono tranquilli, che per loro, loro le hanno capito così. La sequenzialità permette la ripetizione, la cultura visuale non educa la ripetizione. Difficilmente i ragazzi tornano indietro e hanno voglia e tempo per leggere una seconda, una terza volta, glielo devi spiegare che ci vuole il ripasso nelle cose. E soprattutto la sequenzialità educa un ordine gerarchico della conoscenza, che è fondamentale per catalogare i concetti. Senza questa sequenza, senza questa gerarchia, rischiamo di avere una serie di cose nella testa mischiate fra di loro, insomma, no? Ora vi farò vedere delle statistiche poi, no? Ci abbiamo negli ultimi anni una perdita dell'attitudine a leggere che è impressionante. Oggi i ragazzi non leggono e considerano la lettura una perdita di tempo e spesso non hanno nemmeno l'attitudine a comprendere la lettura, no? Prediligono altre forme di conoscenza. Perché prediligono altre forme di conoscenza? Perché sono più semplici. Torniamo al discorso che stiamo facendo sulla lettura sequenziale, no? La lettura sequenziale, il lettore decide la velocità di lettura
nella lettura, nello scorrimento sul video di internet o sul telefonino, il fruitore non decide nulla, deve seguire velocemente, sempre più rapidamente, l'ordine degli accadimenti. Nella lettura e nella scrittura c'è una correggibilità, nella visione. Su un video non esiste la correggibilità. Attenzione, la correggibilità significa il bisogno di correggere, la preoccupazione di non aver capito. Se io non mi educo a questo, imparo a scorrere sempre più velocemente, non sento il bisogno di correggere e non sento il bisogno di rileggere e non sento il bisogno di andare a capire se ho capito. Lo stesso dico per i richiami, no? La lettura sequenziale richiama la conoscenza che già ho. Perché quando leggo una cosa la collego automaticamente ad altre cose che già ho. Questo è un processo che non avviene per quando sto davanti a uno schermo, perché sono talmente impegnato a cogliere rapidamente quel messaggio che non mi educo a collegare i concetti. E se li collego per analogia, poi vi farò vedere l'analogia che cose strane crea nella mente delle persone, no? Vi dicevo già della concentrazione, la lettura richiede solitudine e concentrazione, la visione sequenziale si può fare anche in un ambiente chiassoso, no? Richiede meno concentrazione. Lo stesso la lettura richiede l'utilizzo fondamentalmente di una sensorialità unica che è la vista e del ragionamento. La visione può essere multisensoriale, mentre leggiamo, ascoltiamo, mentre guardiamo, ascoltiamo, stiamo immersi in un universo di stimoli. L'iconicità, che cosa significa l'iconicità? Che ovviamente guardare rende più facile il processo di decodifica. Non ho il compito di decodificare qualcosa, di rifletterci sopra, lo guardo e lo vedo per così com'è. Ok? Tutto questo per dire cosa? Per dire che c'è un'educazione da parte delle culture visuali, che sono quelle proposte e soprattutto sono quelle in cui sono più esposti i ragazzi che passano moltissime ore sui social, su internet e sui telefonini, c'è una maggiore, diciamo così, educazione alla semplicità del messaggio. Il messaggio iconico è un messaggio semplice, veloce, immediato, di fruizione quasi, diciamo così, automatica, che richiede poco sforzo. Tutto questo si chiama affabilità e si dice che mentre le culture visuali sono altamente affabili, la letto-scrittura è poco affabile, perché la letto-scrittura richiede concentrazione, fruizione. Buongiorno dirigente, vi ho visto in questo momento. Buongiorno professoressa, grazie di aver partecipato. Vi ho visto solo in questo momento. Continuo il discorso, poi magari mi fa piacere se interviene. Stavo dicendo, quindi l'affabilità è questa, insomma, è il fatto che c'è un'educazione alla semplicità del messaggio, per cui noi abbiamo voi insegnanti soprattutto, vivete un dramma. E cioè esporre i ragazzi a un livello di complessità al quale non sono più abituati, tendono a non essere più abituati, perché passano molte ore a sviluppare una forma mentis del semplice, dell'ultra semplice, del modo di pensare assolutamente non complesso, per cui l'esposizione alla lettoscrittura, alla banale lettoscrittura, cioè stiamo dicendo a quello che è stato lo strumento ed è lo strumento principale di veicolo della conoscenza negli ultimi 2000 anni, diventa un problema. Diventa un problema. Ma un problema serio, nel senso che a volte i processi di decodifica, noi abbiamo avuto in studio ragazzi mandati da insegnanti, bambini, ragazzi mandati da insegnanti con il dubbio di un ritardo, il dubbio di difficoltà cognitive che alla Wish è una parola, brutta parola per dire, che è la scala di valutazione che noi utilizziamo per la valutazione dell'intelligenza, avevano dei risultati strabilianti.
Ma devo dire che quando ci ho parlato io con questi ragazzi sembravano degli stupidi assoluti, cioè, detto, poveracci, insomma, ho detto veramente. Le prime volte non capivo, poi ho incominciato a capire da dove viene il problema, ma all'inizio non mi spiegavo questa discrepanza, perché quando li metti a fare dei compiti guidati come quelli di un test intelligente, vanno benissimo. Li metti in una narrazione di tipo scolastica ed è una frana totale, fondamentalmente. Questo lo spieghiamo con parte, ovviamente i fenomeni sono complessi, ma una linea di spiegazione è questa: noi stiamo assistendo a una drammatica diseducazione al processo, all'uso dell'intelligenza sequenziale, che ha dei riflessi importantissimi, perché non riguarda solo la lettura e la scrittura, ma riguarda anche la capacità e il modo di ragionare, riguarda il problem solving, la capacità di stare in un problema, riguarda la capacità di collegare i concetti. Quindi non è un problema solo legato alla lettoscrittura, ma a tutto ciò che ruota intorno alla lettoscrittura. Cioè, io quando leggo, ripeto, faccio un'operazione di collegamento concettuale, faccio un'operazione di concentrazione, faccio un'operazione di sforzo cognitivo, cioè devo tornare indietro, non ho capito qualcosa, fammelo rileggere un attimo. Io ho trovato un sacco di ragazzi che fanno gli esercizi di grammatica, per esempio, e non hanno una minima cognizione di quale dei concetti che sono alla base di quegli esercizi. Cioè, fanno per esempio un esercizio sugli avverbi, ma se gli chiedi cos'è un avverbio non lo sanno, e non hanno sentito l'esigenza di poi gli esercizi vanno anche bene tra le varie cose a volte, per cui poi non ti accorgi nemmeno di questa cosa. Se vai a fare una domanda concettuale ti accorgi che nella testa non c'è un'adeguata concettualizzazione di quei concetti che servono per fare l'algoritmo. Loro l'algoritmo lo imparano. L'algoritmo significa la formuletta per fare l'esercizio, e quindi hanno un'intuizione di come deve funzionare quel determinato esercizio, ma non hanno, quando vai sul concetto, e questo lo si trova su molte cose, se fai sulla scienza, per esempio, se ascolti un discorso, un racconto scientifico, cioè l'esposizione di una serie di concetti scientifici, e inizi a fare domande più concettuali, inizi a vedere che i ragazzi iniziano ad andare a spare, perché loro imparano a memoria, imparano velocemente, ma spesso imparano senza concettualizzare. Questa cosa che io dico, io l'osservo nel mio studio, ma devo dire che qualcuno l'ha osservata molto meglio di me. Queste piccole cose, questa è una statistica creata da Graziella Priulla, che è una sociologa dei processi educativi di Messina, una professoressa. Questa professoressa, io lo cito sempre perché è un libro molto interessante, si chiama L'Italia dell'ignoranza. E lei che cosa fa praticamente? Lei, come test ingresso ai suoi studenti, fa leggere un giornale. Test ingresso all'università, attenzione, stiamo parlando. E ha scoperto che fondamentalmente il 75% dei ragazzi non decodifica i titoli di un giornale. Cioè non sa comprendere cosa quel giornale sta dicendo, con una varietà: c'è chi non capisce proprio niente, c'è chi coglie più o meno qualcosa, ma qualcos'altro non lo coglie, ma di fondo una comprensione corretta del titolo di un giornale appartiene solo al 25% di studenti all'ingresso all'università. Ovviamente stiamo parlando di una componente linguistica, e quindi stiamo parlando di quel qualcosa che serve alle persone per apprendere. Cioè, questi ragazzi dovranno andare all'università e ascoltare i professori, e la loro difficoltà di ascolto si tradurrà in un gap, in una mancanza, in una difficoltà, che, di cui, attenzione, perché l'altro aspetto importante, è una difficoltà di cui non si rendono conto. Perché un conto è: io non capisco e mi accorgo di non capire, perché questo può generare giustamente la cosa più semplice del mondo: mi alzo e vado dall'insegnante a chiedere, ma guarda professoressa, non ho capito, mi spiega meglio, eccetera eccetera. Un conto è che io non capisco, ma ho la ferma convinzione di aver capito,
non chiederò nulla e porterò avanti i miei concetti errati come se nulla fosse. Per comprendere meglio questa cosa basta andare sulla rete e vedere la quantità di strafalcioni che vengono esposti con naturalezza e serenità assoluta. Insomma. Questi sono per esempio alcuni effetti del potere, di quello che vi dicevo, del pensiero analogico. No? Noi stiamo dicendo i ragazzi sono più allenati, molti ragazzi che vengono nativi digitali e quindi che passano molte ore sui computer, sono più allenati a fare analogie che ragionamenti. Ne vengono fuori queste cose. Che virtuale che significa molte virtù? Gesuiti che significa amici di Gesù? Perché Gesù, gesuiti, loro collegano per assonanza fonologica più che logico e più per conoscenza, no? Quindi lottizzare, ma deve avere a che fare con le lotte, quindi ti dicono fare le lotte. Penalisti vuol dire quelli che fanno le pene, ma questi sono sempre studi della Graziella Priul, no? Cioè sono tutti diciamo così estratti da questionari, da studi che ha fatto questa sociologa, ma queste sono la prova provata del pensiero analogico, cioè di come poi la mente di questi ragazzi non è abituata a sequenziare, cioè a ragionare in modo sequenziale, ma costruisce concetti per analogie di emotive, per analogie per assonanze sonore, cioè si creano dei collegamenti e in base ai quali loro costruiscono appunto dei concetti. Quello che si sta perdendo e che si rischia di perdere è questo, e cioè la struttura della narrazione. Un altro aspetto che io noto spesso nei ragazzi, ovviamente io vedo ragazzi con difficoltà, ma non con difficoltà, vedo ragazzi con difficoltà anche con buoni voti, non necessariamente ragazzi con difficoltà di intelligenza, anzi raramente, perché non mi occupo, sono un clinico, quindi non mi occupo di difficoltà di intelligenza, di apprendimento sì, ma di intelligenza no. Quindi vedo molti ragazzi che quando devono raccontare una cosa hanno una gran difficoltà a strutturare il racconto, perché la diseducazione un po' al dialogo, perché poi stando davanti a uno schermo stai tu e al massimo ti colleghi con altri per fare il videogioco, ma parli solo di urli, fai delle sequenze strane, ma difficilmente fai un confronto. Quindi la difficoltà di dialogo, la scarsa attitudine a parlare con altri, il fatto che si lavori per analogie fa andare un po' in frantumi questa struttura, che è un po' la struttura base su cui noi abbiamo sempre costruire il ragionamento logico, cioè si introduce, si espone una tesi, si crea un'argomentazione e si arriva a una conclusione. E le cose non funzionano più in questo modo. La gente, molti ragazzi, si costruiscono delle convinzioni oppure ti dicono non lo so, perché pensi questa cosa? No, così la penso. Ma come mai pensi questa cosa? No, è la mia idea. Però la capacità di argomentare la genesi di un'idea, a volte la capacità, non parlavo proprio ieri con un ragazzino, dice ma cosa pensi di questa cosa? Non lo so, ma il non lo so per molti ragazzi non è il punto di partenza di una ricerca concettuale, è il punto di arrivo, è il momento in cui si ferma il pensiero e non si va oltre. Questo ovviamente è un problema non da poco per chi deve apprendere. Quali sono le conseguenze di tutto questo? Le conseguenze sono enormi, cioè noi i ragazzi e noi stessi siamo esposti a una comunità di parlanti quando andiamo in rete assolutamente priva di regole argomentative. Nella rete si dice tutto, il contrario di tutto, ma senza necessità di giustificare quello che si dice. Si può dire una cosa il giorno prima e il contrario il giorno dopo. Questo fa sì che inizino a essere prevalenti i messaggi emotivi, quelli che colpiscono nella pancia e che spesso non hanno sensatezza logica. Allora, sa, è facile urlare, se viene il ladro in casa spariamo, perché così, perché ovviamente chi di noi
non ha questo moto di rabbia all'idea che qualcuno venga nella tua casa e possa portare danno, insomma. Ma ovviamente questo è un concetto emotivo, poi c'è tutta un impianto di diritto, di dignità umana, di cultura e di civiltà che va via nella rete e che diventa il modo di pensare, come se tutto questo sparisse e allora spariamo a tutti i ladri. Ha fatto bene quello a uccidere quell'altro. Queste sono le forme mentis che finiscono per prevalere. Perché questi messaggi diventano più forti di quelli del professore di diritto, di quelli del bravo professore di lettere che cerca di insegnare dei concetti di cittadinanza, di quelli, eccetera, eccetera. Diventiamo deboli nello tentativo e nello sforzo di portare cultura rispetto a questa messaggistica e rispetto a questa esposizione così violenta e così, diciamo così, primordiale alla formazione delle coscienze. E quindi è un grande problema se le coscienze dei ragazzi si formano su internet e si formano sulla rete, perché le coscienze vengono a crearsi in quello che è un terreno assolutamente confuso. È assolutamente privo di regole, assolutamente privo di chiarezza, insomma. Inoltre, altro aspetto importante, la rete l'ho detto già prima e lo ripeto, fa conservare ai ragazzi un senso di onnipotenza molto forte. L'onnipotenza che cos'è? È un aspetto fondamentale dell'infanzia, è normale nell'infanzia, si perde man mano che si diventa adulti, ma lo si perde l'onnipotenza facendo un confronto continuo con la frustrazione. Se io vivo in un contesto che posso dominare con il telecomando, perché quando una cosa non mi piace la posso far sparire dal mio orizzonte visivo e anche dal mio orizzonte emotivo, no? Cioè, non mi piace più questo videofilm, cambiamo. Il problema è che non posso fare la stessa cosa con la fidanzata. Poi cerco di fare la stessa cosa con la fidanzata, ma è un po' più complicato. Non lo posso fare con la mia insegnante. Non mi piace l'insegnante. Oggi mi ha offeso e allora vengono da me e purtroppo succede. E vi giuro, ve lo dico con molto affetto e molta sincerità, resisto in maniera sistematica a questa cosa. Vengono a chiedere i certificati per cambiare classe. Perché hanno litigato col compagno, perché hanno difficoltà con uno dei professori, che mi sembra una cosa assolutamente normale di ogni adolescenza, fondamentalmente, è assolutamente dannoso che un genitore si presti a questo, ma è l'evidenza di come la frustrazione non debba comparire nella mia vita, no? Cioè, c'è una, non mi ricordo, una situazione in cui no, c'era il problema, questo è andato in depressione perché aveva litigato con la compagna di classe, che per carità, motivo di cura sicuramente, ma non cambiando classe, perché è poi andare dietro all'idea che poi anche la vita è come il telecomando, quando una cosa non ti piace la puoi cambiare, non funziona propriamente così, ma purtroppo molti ragazzi funzionano così. E l'incremento di patologia adolescenziale oggi è molto, di cui mi occupo tantissimo, molti adolescenti in terapia. L'incremento di patologia adolescenziale è una crisi di onnipotenza, cioè l'adolescente, quando è che alcuni, ovviamente non tutti, ma molti adolescenti, anche bravi, anche brillanti, dov'è che crollano? Crollano alla prima difficoltà emotiva più significativa che incontrano, che può essere la classica cotta che non va bene, ma può essere anche un voto più basso, questo che finché la cotta ci siamo è una cosa un po' più classica, però a volte, attenzione, non è il voto che ho preso 3, è che invece di 8 ho preso 7, invece di 9 ho preso 7, 8, che per un 8 mi ricordo ai tempi miei avremmo fatto le capriole e più di. Oggi può essere un dramma, ma è un dramma reale, cioè sono ragazzi che poi stanno male, perché si confrontano con un limite che non vogliono avere e che hanno, o con un limite di realtà.
E perché questa cosa è così drammatica ed emerge solo in adolescenza? Perché fino all'adolescenza si sono cullati in quella mediasfera di cui vi parlavo poco fa, dove, vi ripeto, io ho notizie di ragazzi che passano dalle 5 alle 6 ore al giorno tra video, telefonini, videogiochi e roba del genere, 5-6 ore al giorno minimo, quindi gran parte della giornata. E crescono in questo ambiente. Poi vedrete dopo le statistiche, cioè questo tipo di crescita sostituisce completamente la crescita vis-à-vis, di faccia a faccia, cioè quella di uscire, di confrontarsi con i compagni, di stare per strada, eccetera, eccetera. E quindi quando arriva il crollo dell'onnipotenza e arriva tardi e arriva quando si è completamente impreparati, poi aumentano in maniera a dismisura le patologie psichiatriche adolescenziali che sono in forte crescita. Oggi un problema che sta diventando drammatico è il ritiro sociale, di cui ho fatto già un altro incontro, cioè ragazzi che non vogliono più uscire di casa, si chiudono in casa e decidono che la loro vita si svolgerà nelle quattro mura della loro stanza, non escono nemmeno dalla stanza a volte, il rifiuto totale di confronto con ogni forma di realtà esterna e sta diventando un fenomeno sempre più diffuso in Italia. Siamo oltre 200.000 ragazzi e devo dire che anche noi qui ho contatti con l'associazione dei genitori che vivono questa situazione. Ho diversi ragazzi Kikomori in terapia. È un fenomeno in fortissima crescita che ha questo fondamento, cioè la perdita dell'onnipotenza. Altro aspetto importante è il parallelo all'egocentrismo, cioè questi sono ragazzi che non escono da se stessi, perché per lo sviluppo dell'empatia noi dobbiamo interagire non attraverso uno schermo, dobbiamo interagire faccia a faccia. In questo senso la scuola è un luogo fantastico per la costruzione di socialità ed è un grande dramma che si debba fare il lockdown, pur necessario per tante ragioni. È un grande dramma perché si viene a perdere quello che è uno dei pochi luoghi ormai in cui i ragazzi stanno con altri ragazzi. Perché la strada di un tempo, quando si usciva, si stava giù molte ore, si giocava, si faceva, si tornava, si litigava, è diventato un luogo quasi sconosciuto, cioè tranne il sabato che molto spesso si passano ore e ore e ore, anche se ci si incontra tra amici si dà appuntamento sui social o si dà appuntamento sul videogioco, dove si riuniscono 4-5 di loro, a un certo punto si sentono delle urla stranissime che stanno giocando, litigando, però non si conoscono, non si ascoltano, non hanno più il contatto faccia a faccia, che è fondamentale per la costruzione della socialità. Ovviamente questo significa essere chiusi in se stessi ed essere estremamente in difficoltà quando devono mediare con le esigenze altrui. E ancora di più, vi dicevo prima, la difficoltà di esercitare un pensiero riflessivo, su cui poi magari mi farà piacere fare un incontro a parte perché la ritengo una grande soluzione che la scuola deve adottare, cioè l'educazione alla riflessività. La difficoltà dei ragazzi di avere un pensiero riflessivo perché corrono, perché non c'è più l'abitudine a riflettere su quello che mi accade, ma c'è una perenne, continua esposizione a stimoli, 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 c'è un fruire velocemente senza riflettere delle cose, pone un grandissimo problema sull'identità, perché l'identità delle persone è legata alla capacità di strutturare le mie esperienze. Se io non ho spazio per parlare, per riflettere delle mie esperienze, io non capisco molte delle cose che mi accadono. Allora, non mancando un'identità esterna, che cosa fanno i ragazzi? Se la vanno a costruire o se la vanno a sedimentare all'esterno di sé e diventa il numero di like che tu hai, il numero di persone che mettono mi piace sul mio profilo, e se perdo dei like, ecco, mi sento distrutta dentro, ma appunto da mettere in atto anche atti autolesivi, no? Perché non ho un'identità interna. La mia identità è legata all'approvazione altrui, soltanto all'approvazione altrui,
E questo espone i ragazzi a dei sentimenti di vergogna e di fallimento che sono alla base poi di una serie di problemi non da poco, insomma. Tutto questo crea questo concetto che noi chiamiamo tecnicamente fragilità narcisistica, cioè l'onnipotenza, l'egocentrismo, l'incapacità di mediare, di vivere frustrazioni, l'incapacità di confrontarsi con gli altri e con il mondo adulto. Blocca di fatti tutti questi processi che sono i processi fondamentali dell'adolescenza, cioè costruzione dell'autonomia, l'assunzione di responsabilità, orientarsi verso il futuro, gestire una sessualità che sta nascendo, gestire i cambiamenti del proprio corpo. Tutto questo crea un'esposizione alla psicopatologia molto, molto pronunciata. Noi se parliamo con i ragazzi, ma è molto difficile, poi mi direte anche voi se non vi sembra la stessa cosa, è molto difficile che un ragazzo ti dica cosa, se gli chiedi che puoi fare da grande, che pensi di fare nel tuo futuro, è molto difficile ricevere una risposta. Una delle grandi problematiche che trovammo è che facemmo in una scuola sempre di Capua, facemmo un test di orientamento molto interessante. Su tutta la scolaresca e era un istituto tecnico, insomma, non è un segreto perché è una cosa che abbiamo fatto pubblicamente. Quindi, e praticamente uscì fuori che il 75% dei ragazzi al quinto anno aveva fatto una scuola completamente diversa da quelle che erano le attitudini che emergevano dal test. Cioè, stavano a un istituto tecnico e avrebbero gradito fare un qualcosa che ha più attinenza con il pedagogico, ha più attinenza con le relazioni interpersonali o con la cultura umanistica. Stavano in un posto sbagliato, sbagliato ovviamente non come luogo in sé, ma come luogo di autorealizzazione. E questo fa pensare. Allora, come scelgo? Ma questo anche con l'università. Cioè, un sacco di ragazzi scelgono senza criterio la scelta universitaria. Dopo un anno cambiano, si accorgono che si sono trovati iscritti alla. C'è qualcuno che sceglie col bigliettino, cioè si sceglie a caso tra varie ipotesi, ma non sa, non sceglie in base a un orientamento emotivo o in base a una progettualità interiore, perché questa progettualità è fortemente compromessa da parte dei ragazzi. Questo fallimento di crescita, brevemente poi lascio spazio alle domande che vi ho già detto troppe cose, velocemente, queste sono alcune statistiche velocemente, questo, dal 2015 sono studenti americani, ma la realtà è riproducibile, no? Le relazioni sentimentali sono calate vertiginosamente. Oggi i ragazzi nel 2015 intervistati avevano poca predisposizione a cercarsi una ragazza o a cercarsi un ragazzo. Stanno soli. I livelli di autonomia, noi siamo cresciuti, io sono cresciuto e penso molti di voi siamo cresciuti con le chiavi di casa in tasca, insomma, già da piccoli, da una certa età, i genitori lavoravano, si tornava a casa, si apriva la porta e si viveva. I ragazzi di oggi trovano sempre qualcuno in casa di cui si occupa di loro, che si occupano di loro, difficilmente vivono lo stesso livello di autonomia, e la statistica lo denuncia molto chiaramente. Ancora l'autonomia, abbiamo praticamente paradossalmente, loro lo mettono come ovviamente un segnale che potrebbe sembrare positivo, e di fatti lo è. Sono meno trasgressivi. Molti di loro sono meno trasgressivi di quello che è la normale trasgressività di un adolescente. Lo mettono come segnale, questo lo mettono da questa autrice, lo mette come segnale perché dice è una generazione che esprime poco se stessa fondamentalmente. Ovviamente l'uso dei social è diventato spaventosamente imponente, siamo sull'80-90% dei ragazzi che passano diverse ore davanti ai social, e questo è il dramma che secondo me è un grande dramma, che è la lettura di libri. Lettura di libri e riviste è scesa vertiginosamente dal 91 al 2015, stavamo quasi azzerata fondamentalmente, ed è un problema molto serio, molto molto serio, per le ragioni di cui che vi ho esposto prima.
anche la socialità, come dicevo prima, c'è una tendenza a stare soli, a non frequentare luoghi. E vabbè, questo è il rischio suicidario legato ai social, di cui parleremo un'altra volta, magari se vi farà piacere. Tutto questo per dire cosa? Per dire che oggi abbiamo una generazione straniera nelle scuole, straniera dal punto di vista del loro funzionamento rispetto a quelle che sono le, diciamo così, le competenze, le abitudini, le cose, le modalità con cui abbiamo sempre trasmesso il sapere. Dobbiamo effettivamente porci dei problemi completamente nuovi, perché è una generazione che rischiamo di, con la quale diventa complicatissimo interagire, non per demerito degli adulti o dei professori che si spendono e ci mettono l'anima, ma perché sono completamente diversi nel modo di pensare, perché abbiamo un nemico che è più forte di noi, perché noi ci passiamo, noi, voi, ci passate 5 ore la mattina e il nemico ci passa 5 ore di pomeriggio, ma quelle 5 ore di pomeriggio sono più forti, più suadenti e più, diciamo così, suggestive delle ore che ci passate voi la mattina, perché voi proponete il difficile e la rete propone l'ultra facile, propone diciamo, voi proponete il pensiero e la rete propone il non pensiero. Con ciò non voglio, attenzione, pensare, la rete fa parte della nostra vita, non è una cosa demonizzabile o eliminabile dalla nostra esistenza, perché è il nostro futuro e siamo nella mediasfera e staremo sempre di più in questo modo di esistere. È che dobbiamo imparare a cavalcare l'onda in modo che essa non faccia danni e diventi magari un nostro alleato, ed è tutto un modo di un qualcosa su cui occorre riflettere. Personalmente, mi permette, chiudo qui, poi vi lascio spazio a voi. Credo che ci sono due o tre cose su cui ho sempre insistito con i vostri colleghi quando ci siamo incontrati di persona e quando abbiamo lavorato un po' insieme. Io credo che ci deve essere un grande recupero del pensiero riflessivo. Oggi io dico sempre ai vostri colleghi: il programma è importante, ma è molto importante, prima ancora che sia svolto un programma, che questi ragazzi pensino, che sappiano strutturare una narrazione di sé, che sappiano raccontarvi qualcosa, e quindi troviamo spazio, che è uno spazio veramente, perché anche la scuola ha dei tempi sempre più veloci purtroppo, che è uno spazio effettivamente da recuperare, perché vi sia spazio di riflessività, perché la riflessività, cioè la capacità di pensare su ciò che mi accade, è il punto basilare per costruire un po' una mia idea del mondo, un po' un'idea di me, un po' il pensiero critico. Sono le tre cose che possono far uscire da questa dimensione. Altra cosa importante è che la scuola purtroppo, e mi rendo conto che si vuole tutto dalla scuola, e sono tra il primo a pensare che la scuola non può sopperire a tutte le mancanze, non può sopperire alle mancanze genitoriali, per esempio, non può sopperire alle mancanze della società, però la scuola ha un altro, è diventato quasi l'unico luogo di socializzazione, o della socializzazione faccia a faccia, intendo dire, no? E quindi dobbiamo immaginare un tipo di didattico, un tipo di modo di crescere questi ragazzi nelle mura, quando il lockdown sarà finito, perché adesso non possiamo nemmeno farlo, che permetta a questi ragazzi di sviluppare competenze sociali. Quindi penso alla didattica di gruppo, penso al confronto, penso alla lettura di giornali in classe, tutte modalità, che penso all'attivazione di discussioni, o di una didattica che passa attraverso la discussione, tutto perché questi sono ragazzi che spesso non sanno discutere e non sono ragazzi non intelligenti. Attenzione, quando hanno spazio riusciamo poi a tirare fuori veramente tante cose belle da parte loro. Queste sono alcune suggestioni che vengono a me, che vi osservo dall'esterno, chiaramente, che vivo dall'esterno la scuola, ovviamente.